Un saluto, come state? Ben ritrovati? Vi invito come sempre a commentare numerosi, a iscrivervi e lasciare un like. Parliamo di una novità importante per il Milan che sembra aver svoltato in una direzione, cioè quella che porta al giapponese dell'Eintracht Kamada, giocatore di 26 anni, che quest'anno ha fatto 9 gol e 6 assist in Bundesliga. Profilo che piace perché potrebbe portare, insomma, delle qualità che mancano, partecipare di più alla manovra, ad esempio rispetto a Brahim Diaz, parrebbe un trequartista più centrocampista che sottopunta rispetto a quello che invece è Brahim Diaz. Giocatore che è bravo anche sui calci piazzati, segna di destro e di sinistro, fa anche gol di testa, trasforma anche i calci di rigore, batte anche i calci d'angolo. Ebbene, nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione importante da parte del Milan, che vuole bloccare il giocatore, anticipare la concorrenza, tra cui anche il Napoli, che però ecco, è stato scavalcato. Il Milan in questo momento sta accelerando, prova a valutare una chiusura di questa pratica con un prezzo di fatto di ingaggio di 3 milioni di euro più bonus, parametro zero, con Kamada e il Milan che non sono mai stati così vicini come in questo momento. Questo lascia anche intendere che probabilmente per Brahim Diaz ci sono pochi margini di manovra, o forse si è già capito con il Real Madrid che non c'è possibilità di confermarlo. Kamada, per quanto mi riguarda, è un buonissimo giocatore, non è un fenomeno, non è un campione, ti può far fare il salto di qualità, probabilmente non svoltare in maniera clamorosa, però ecco, rispetto, secondo me, a Brahim Diaz, De Ketelaere e Adli, ecco, sarebbe un upgrade di quanto bisognerà vedere appunto nel caso dovesse arrivare la prossima stagione al primo anno in Serie A. Ditemi che cosa ne pensate, ripeto, in questo momento un nome molto 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 vicino e caldo. Commentate qui sotto, lasciate un like e iscrivetevi in questa zona, attivate la campanella per non perdere nulla dei nostri video in cui parliamo di tutto, molto mercato ovviamente adesso che volge al termine la stagione e inizia un'estate che può essere bollente con tante operazioni. Ciao!